gara casalinga del 2020 per il Sulmona Futsal, che ospita quest'oggi la Fenice di Avezzano. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo e per sfidarsi in questo match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Dunque, in questo momento l'ingresso delle due squadre allenate, ricordiamo, il Sulmona Futsal da Benjamin Fonte e la Fenice da Massimiliano Domenico Di Cola. Si tratta delle due neopromosse dalla Serie C2. Della scorsa stagione vinse il campionato di C2 la Fenice, mentre il Sulmona passò di categoria attraverso i play-off, quindi due buone squadre provenienti dalla Serie C2. Quest'anno però in C1 c'è una situazione ben diversa, perché il Sulmona è in lotta per i play-off, mentre la Fenice sta lottando per la permanenza in Serie C1. Il saluto tra le due formazioni, possiamo vedere i giocatori a disposizione dei rispettivi tecnici. Nel Sulmona quest'oggi c'è il rientro dalle squalifiche di Junior e Sanchez, manca ancora Gianzante, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e quindi dovrà aspettare ancora un po' prima del suo ritorno in campo. Nel Sulmona abbiamo Silvestri, Biancone, Porcu, Petrella, Liberatore, Palladino, Veneziale, Sanchez, Ginnetti, Junior e Agostinelli. Mentre nella Fenice Palumbo, Mariani, De Filippis, El Caiali, Antonosante, Dosa, Di Nicola, Libertini, Villa, Paris e D'Agostino. Prima dell'inizio del match sarà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Capozzo. Antonio Capozzo, ex portiere della Nazionale di calcio a 5 e del Pescara, fino al 2017 è stato trovato morto la scorsa domenica vicino la sua abitazione di Montesilvano, vittima di un malore improvviso. Su tutti i campi il cordoglio da parte delle squadre del calcio a 5 abruzzese. Adesso attenzioni puntate su questo match che sta per partire, con il calcio d'inizio che sta per essere dato dalla Fenice di Avezzano, e dunque vedremo cosa succederà in virtù di questa partita. Si parte in questo momento con la Fenice in possesso di palla. Vediamo che nel Sulmona tra i pali gioca dal primo minuto Silvestri. Terza giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Intanto c'è subito questo tentativo della Fenice con la conclusione di Di Nicola, parata da Silvestri. All'andata finì 6-1 per il Sulmona, che si impose con grazie alla doppietta di Veneziale e alle reti di Junior, Palladino, Porcu e Sanchez. Nella scorsa stagione, lo abbiamo già detto, lo abbiamo già ricordato, la Fenice si classificò al primo posto nel campionato di Serie C2, era una squadra ostica nello scorso campionato, tant'è che all'andata riuscì a battere il Sulmona per 5-4 e nel confronto di ritorno qui al palazzetto dell'Incoronata ci fu il risultato di parità 1-1. Adesso
la situazione è ben diversa, con uno score sicuramente migliore da parte del Sulmona, che prova ad attaccare da Junior a Sanchez, che la mette dentro, e così sblocca subito il risultato il Sulmona. Assist di Junior per Adrian Sanchez per l'1-0. Al secondo minuto, così c'è stato questo gol da parte della squadra di Benjamin Fonte. Adesso è la Fenice che prova a reagire, ma c'è subito il recupero del Sulmona con Liberatore, lo scambio con Junior, pallone che è finito fuori. Rimessa in gioco da parte dei biancorossi, da Junior a Veneziane, da questi al Liberatore. Junior, ancora Junior, lo scambio con Veneziane, l'apertura per Sanchez, poi è Liberatore, Junior, Veneziane, Junior, ancora il Sulmona che manovra palla, l'apertura per Veneziane, Sanchez, Veneziane, Junior, palla che finisce fuori. Rimessa in gioco e seguita prontamente dalla Fenice. 1-0 così il punteggio, 1-0 per il Sulmona, che al secondo minuto ha sbloccato il risultato con Sanchez. Assist dunque di Junior per Sanchez. Entrambi rientrano quest'oggi dopo il turno di squalifica. Liberatore, Junior, Liberatore, Sanchez, poi è Junior servito da Veneziane, ancora Junior all'apertura per Sanchez, giostra palla ancora la formazione biancorossa, Sanchez, Junior, Sanchez, l'apertura per Liberatore, da questi a Veneziane, poi Liberatore indietro per Silvestri. Liberatore, attenzione, poi riesce a conquistare il pallone Sanchez, lo scambio con Junior, da questi a Sanchez, l'apertura per Liberatore, da questi a Junior, ancora il Sulmona che manovra palla, maggior possesso di palla in questo inizio partita da parte del Sulmona, da Veneziane a Junior, ancora Junior, l'apertura per Liberatore. Gli arbitri di questo confronto sono Alberto Onesti di Pescara e Adriano Baldassarre di Vasto. Adesso è la Fenice che prova a proporsi, poi non riesce a concludere D'Agostino. Pallone che è finito fuori, rimesso in gioco dalla Fenice. Poi l'intervento di Veneziane con pallone che è finito fuori. Adesso è la Fenice, lo scambio con Dosa, ancora la Fenice in possesso di palla, attenzione, l'apertura per Dosa e poi c'è la conclusione insidiosa da parte di D'Agostino. Dunque pericolosa la Fenice con D'Agostino al sesto minuto. Sempre 1-0 per la formazione del Sulmona, pallone rimesso in gioco dalla Fenice, il recupero del Sulmona con Sanchez, Murato Sanchez, il Sulmona prova a ripartire con Junior, ancora Junior, l'apertura per Sanchez, da questi al Liberatore, anticipato Veneziane, riparte così la manovra della Fenice. Ne ha la meglio il giocatore della Fenice, attenzione, c'è il numero 5, si accentra, prova la conclusione, respinta da Veneziane. E così c'è la rimessa in gioco da parte della Fenice, eseguita in questo momento. Avanza adesso la formazione marsicana, c'è questo diagonale con pallone che
finisce in out. Settimo minuto nel corso del primo tempo, Sulmona 1, la Fenice 0. Avanza il Sulmona con Veneziale, l'apertura per Porcu, si libera del numero 6, prova a mettere in mezzo per Veneziale, ma c'è l'intervento di Palumbo. Palumbo fa ripartire la manovra per i suoi, prova ad avanzare adesso la formazione di Dicola. E pallone che finisce nella retroguardia del Sulmona e termina in out. Alla rimessa in gioco Veneziale. Veneziale lo scambio con Palladino, da questi a Veneziale. L'apertura per Sanchez, alza un pallone, propone in profondità. Veneziale alla ribattuta. Palumbo e poi Palladino. E quindi si è proposto Veneziale quando siamo all'ottavo minuto. Sanchez, lo scambio con Veneziale, da questi a Palladino. Sanchez, Veneziale, poi è Porcu. Palladino, Porcu. Attenzione poi, prova a recuperare la Fenice, ma il Sulmona che torna in possesso di palla con Veneziale, lo scambio con Porcu. Porcu l'apertura per Palladino, poi è Veneziale, attenzione, perde il controllo di palla Veneziale. Riparte la Fenice con il numero 10 Villa, ma è il Sulmona pronto a recuperare, ora è Sanchez, lo scambio con Porcu. Palladino, Sulmona che conduce sempre per 1-0 in virtù del gol al secondo minuto di Sanchez. Sanchez adesso ci prova con questa conclusione, l'opposizione di Palumbo. Ancora il Sulmona che prova di nuovo ad attaccare, da Porcu a Ginnetti, da questi a Sanchez, attenzione, anticipato Porcu da D'Agostino. E ora c'è il recupero del Sulmona con Sanchez, gioco di gambe, poi lo scambio con Ginnetti, sotto porta si trovava Porcu con pallone che è finito fuori. Adesso è la Fenice con D'Agostino. Il recupero del Sulmona, è entrato anche Capitan Petrella. Palladino, lo scambio con Porcu. Porcu l'apertura per Petrella, Palladino, Ginnetti. Ginnetti prova a liberarsi del numero 5, prevale la velocità di Ginnetti. Insidioso con questa conclusione Orlando Ginnetti. Quando siamo al decimo minuto nel corso di questo primo tempo. E poi attenzione Ginnetti. Palla che termina di nuovo in out. Ginnetti, Petrella, Ginnetti. Attenzione poi. Ginnetti ha trovato l'opposizione di Villa, pallone che è finito fuori da Petrella a Silvestri. Petrella, Palladino, Ginnetti, Palladino, Ginnetti, Porcu, ancora Porcu, lo scambio con Palladino, l'apertura per Ginnetti, Palladino, poi è Petrella, Ginnetti. Ci sono questi fraseggi da parte del Sulmona che riesce a mantenere il possesso di palla. Porcu, Petrella, Ginnetti, Palladino, avanza il Sulmona. Pallone che poi finisce successivamente fuori. Adesso la rimessa in gioco da parte della Fenice. Lo scambio con Palumbo. L'apertura per Paris. Paris ancora alle prese con due diretti concorrenti.
Pallone che rimane in campo, Paris riesce a servire Villa. Villa trova l'opposizione di Ginnetti. Pallone che è finito fuori per questa rimessa in gioco, eseguita prontamente dal Sulmona. Da Petrella a Palladino. Porcu. Petrella. Ginnetti. Lo scambio con Porcu. Petrella. Palladino. Ginnetti. Petrella. Apertura per Ginnetti, il fallo del numero 10 Villa, preso per la maglia Orlando Ginnetti. Adesso va a chiedere scusa il giocatore della Fenice. Calcio di punizione così per il Sulmona, quando siamo al minuto 13 nel corso di questo primo tempo, con i biancorossi che sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol al secondo minuto di Adrian Sanchez. Adesso seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione che si appresta ad eseguire Palladino. Fischia il direttore di gara, Palladino anticipato Ginnetti, il Sulmona mantiene il possesso di palla. Ha provato questa iniziativa Petrella, pallone che è stato ribattuto ed è terminato in out per la rimessa laterale che si è determinata in favore del Sulmona. Petrella, Porcu, ancora Porcu, lo scambio con Palladino, da questi a Petrella, ancora Petrella, l'appoggio per Palladino. Porcu, Ginnetti, poi Palladino, Silvestri, Porcu, Petrella, Palladino, Petrella. Buona amministrazione di gioco da parte del Sulmona, che ora riesce ad avanzare da Porcu a Palladino. Palladino poi. Il pallone ha attraversato tutta l'area. In mezzo c'era Porcu. La palla però si è persa in out. E infatti, come vedete, deve essere rimessa in gioco dalla Fenice. Villa. Però siamo al 14° minuto nel corso di questo primo tempo. Sulmona 1, la Fenice 0. Avanza la Fenice con Paris. Lo scambio con Dosa. Dosa trova questa conclusione parata senza problemi da Silvestri. Junior. Lo scambio con Porcu, da questi a Ginnetti. Ginnetti prova la conclusione, il destro di Ginnetti, pallone che è stato deviato. Rimessa in gioco eseguita dalla Fenice, poi e palla che finisce fuori. Se n'è andato così il primo quarto d'ora di questo primo tempo. Gol che è arrivato subito da parte del Sulmona al secondo minuto, con l'assist di Junior per Sanchez, che l'ha messa dentro per l'1-0. Adesso è il Sulmona con Junior. Junior prova a proporre in profondità Ginnetti, ma il pallone viene recuperato dalla Fenice. La Fenice con questa conclusione di Villa. Ottima risposta da parte di Silvestri. Quindi Villa al 16° minuto. Adesso il pallone è finito in out. C'è così la rimessa in gioco di Nicola, lo scambio con Antonosante. E poi non prosegue l'azione per la Fenice, anche se il pallone è stato deviato in corner. Villa. Attenzione, c'è il numero 7 di Nicola, riesce a conquistare Silvestri. Adesso è Porcu, lo scambio con Ginnetti, da questi a Palladino. Palladino prova a servire Junior, che viene anticipato da Antonosante, a tu per tu con Silvestri, la mette dentro e c'è il pareggio della Fenice con Antonosante, che è riuscito a partire.
non c'era nessuno del Sulmona, si è trovato a tu per tu con l'estremo difensore Silvestri e l'ha messa dentro al 17esimo minuto. Antonosante per il gol dell'1-1 e adesso c'è un time out, quindi le due squadre dialogano con i rispettivi allenatori, Benjamin Fonte, tecnico del Sulmona Futsal, Massimiliano Domenico Dicola, allenatore della Fenice di Avezzano. Il Sulmona ha avuto più possesso palla in questi 17 minuti fin qui giocati. Sulmona che era riuscito a portarsi in vantaggio. Qualche istante fa c'è stata l'azione della Fenice con Antonosante che è riuscito a partire. Si è trovato in profondità da solo davanti a Silvestri e a tu per tu con l'estremo difensore biancorosso. Il numero 5 della Fenice ha realizzato il gol del pareggio e quindi si riparte adesso dopo questo gol. 1-1 così il punteggio tra Sulmone e la Fenice. Palladino lo scambio con Porcù. Da questi a Ginnetti, poi è Porcù. Porcù prova a proporre Ginnetti. Pallone che rimane in campo. Porcù. Palladino. Junior. Junior, attenzione, murato da Villa. E ora il Sulmona con Silvestri. Palladino ora questi a Ginnetti. Lo scambio con Junior. Ancora Junior. Junior. Attenzione, prova la conclusione, il pallone colpisce il palo ed entra in rete. Aveva toccato il pallone anche Palumbo, però non c'è stato poi nulla da fare. Nuovo vantaggio del Sulmona al 18esimo minuto con Ivan Alves Junior. E quindi 2-1. Nuovo vantaggio da parte della squadra di Benjamin Fonte. Il pallone adesso finisce in out. Alla rimessa in gioco il Sulmona, da Junior a Sanchez, da questi a Ginnetti. Sanchez, lo scambio con Junior. Porcu. Ginnetti. Junior, Sanchez, Porcù, poi il tacco di Junior per Ginnetti, lotta Ginnetti e poi attenzione, riesce a prevalere Di Nicola, Di Nicola, gran lavoro per Silvestri che conquista palla da Silvestri a Junior, prova il pallonetto magico! Ivan Alves Junior, ancora lui in gol. 3-1 al 19esimo minuto. Pallonetto di Junior. Gol così del 3-1, incrementa il punteggio la formazione di Benjamin Fonte. Palla che poi finisce fuori da Junior a Veneziale, da questi a Junior, ancora Junior, l'apertura per Sanchez, Sanchez, palla che finisce fuori dopo la deviazione di Di Nicola e così c'è il calcio d'angolo da parte del Sulmona con Sanchez. Sanchez, il sinistro di Junior, pallone respinto da Villa e così c'è la rimessa in gioco da parte del Sulmona. Veneziale, Veneziale, lo scambio con Junior. Sanchez prova a liberarsi di Villa, palla che finisce fuori quando siamo al 21esimo minuto.
Il corso di questo primo tempo sul Monatrella finisce 1. Ruba palla Junior, lo scambio con Sanchez. Sanchez l'apertura per Junior, l'opposizione del portiere e poi Palumbo riesce ad opporsi anche a Sanchez sul capovolgimento di fronte. C'è D'Agostino, la respinta con un piede di Silvestri e dunque azioni importanti sia dall'una che dall'altra parte. Pallone che è finito in out. La rimessa in gioco la Fenice. Villa. Palumbo. Palumbo prova a proporre il numero 21, attenzione, poi D'Agostino su di lui, Veneziale reclama l'intervento falloso. La Fenice. Tutto questo quando siamo al minuto 22. Intervento giudicato sulla palla. Ci sono le proteste da parte del tecnico Di Cola, del tecnico della Fenice. Attenzione poi, palla che finisce fuori. Calcio d'angolo per la Fenice. Il servizio per Villa. L'opposizione di Junior con pallone che finisce fuori. Villa alla rimessa in gioco. Lo scambio con Di Nicola. Attenzione poi è Palumbo. D'Agostino. Ora è Villa. Pallone che viene deviato. In calcio d'angolo. Da Porcù. Corner eseguito dalla Fenice. Di Nicola. Nicola, anzi adesso è Di Nicola. È stato Dosa a mandare il pallone in avanti. 3-1 così il punteggio. 3-1 per il Sulmona. Gol di Sanchez e doppietta di Junior. E adesso è Sanchez. Gioco di gambe da parte di Sanchez che prova il destro con pallone che finisce fuori. Quando siamo al 24esimo minuto. Ora l'estremo difensore Palumbo. Colpo di testa da parte di Veneziale. Intercetta Junior. In avanti c'è Veneziale, ma dall'altro lato c'è Liberatore. Junior ha provato l'assist per Liberatore. Ora ottimo recupero da parte di Veneziale. L'apertura per Sanchez, Liberatore. Liberatore Sanchez, gol, Liberatore mette sul piatto la palla del a Sanchez la palla del 4-1 e quindi altra marcatura al 24esimo minuto. Gol di Sanchez. Per questo 4-1 che si sta determinando. 4-1 per la squadra di Benjamin Fonte. Come dicevamo in apertura di collegamento, il Sulmona è impegnato nella lotta playoff. Sulmona attualmente quarto in classifica. Intanto è il Sulmona ancora che si propone in avanti, Veneziale, l'opposizione di Palumbo. 25esimo minuto così, altra opportunità creata dal Sulmona che adesso riparte con questa rimessa in gioco da Veneziale a Sanchez, da questi a Junior. Junior all'apertura per Liberatore. Sanchez, Veneziale, Junior. Lo scambio con Veneziale, da questi a Sanchez. Sanchez avanza, la conclusione, la respinta del portiere, poi riparte
la Fenice con Dosa. Dosa. Ed ecco Dosa, poi c'è la chiusura di Liberatore, ma è la Fenice, attenzione il Sulmona, riesce a recuperare con Sanchez che ha rubato palla al suo diretto concorrente, l'apertura per Veneziale, Veneziale lo scambio con Sanchez, Sanchez mette in mezzo per Junior, poi è Liberatore, si accentra il palo di Liberatore. Altra opportunità. Intanto attenzione, il pallone ora finisce fuori. Altra opportunità creata dal Sulmona con il palo colpito da Andrea Liberatore. 4-1 così il punteggio, 4-1 per il Sulmona. Liberatore lo scambio con Sanchez, da questi a Veneziale. Ancora Veneziale, l'apertura per Junior che si trova sotto porta. Junior, poi attenzione, palla in rete. Altro gol, Junior. E sono 5. 5-1 così al 27esimo Ivan Alves Junior per la sua tripletta. Quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Intanto in campo è entrato anche il classe 2000 Andrea Biancone. Dosa, poi è Liberatore, riesce ad imporsi da Biancone a Junior, ancora Junior, lo scambio con Veneziale, Junior, Veneziale, poi Liberatore, palla che finisce fuori. Quando manca poco alla fine di questo primo tempo, con il Sulmona che conduce per 5-1. Biancone, Junior, rimessa in gioco per la Fenice. Lo scambio con Villa. Palla in avanti con Silvestri che la lascia scorrere in out. Da Silvestri a Liberatore. Da questi a Junior. Junior all'apertura per Liberatore. Junior, lo scambio con Liberatore che però viene anticipato da De Filippis. E così c'è la rimessa in gioco per il Sulmonesi, c'è il calcio d'angolo da Liberatore a Veneziale, parte Veneziale, ci prova con questo sinistro respinto da Palumbo, quindi altra occasione creata dal Sulmona. Adesso è Biancone, l'apertura per Junior, Junior si accentra, il sinistro di Junior, Burato. Veneziale, Junior, Liberatore, Ginnetti, Junior, lo scambio con Veneziale, da questi a Junior, l'apertura per Biancone, poi è Ginnetti, attenzione, sotto porta, sfiora un altro gol il Sulmona, questa volta con Liberatore quando siamo proprio allo scadere. E ora è Ginnetti e dopo la ribattuta Biancone, e quindi per le occasioni che sta creando, intanto si è fatto male il portiere della Fenice Palumbo, probabilmente ha preso una pallonata sul volto. Dicevamo, il Sulmona per le occasioni che sta creando
avrebbe meritato anche un margine sicuramente maggiore rispetto a quello che si sta determinando 5-1, quando ormai è questione di secondi prima del fischio finale di questo primo tempo. Sul Mona Futsal 5, la Fenice 1. Quindi si riprende a giocare, in questo momento c'è il fischio conclusivo, si va al riposo con questo vantaggio importante da parte della squadra di Benjamin Fonte, in gol subito al secondo con Sanchez, poi al 17° c'era stato il pareggio della Fenice con Antonio Sante e poi gli altri gol del Sulmona al 18° e al 19° Junior, al 24° Sanchez e al 27° ancora Junior. Ci risentiremo tra un po' per commentare il secondo tempo di questa partita. Partiti in questo momento per il secondo tempo, si riparte dunque dal 5-1 della prima frazione di gioco. Vantaggio importantissimo per il Sulmona Futsal, che aveva sbloccato il risultato dopo appena 2 minuti, poi ha incrementato il numero dei gol la squadra di Benjamin Fonte. E adesso si gioca per questo secondo tempo. Biancone, lo scambio con Ginnetti da questi a Veneziale. Intanto è rientrato in campo della Fenice il portiere Palumbo, che aveva preso una pallonata proprio sul finire del primo tempo. Tante, proprio tante le occasioni create dal Sulmona oltre ai gol. E questo evidenzia il margine che c'è tra, l'ampio margine che c'è tra le due formazioni. Il Sulmona è in lotta per i playoff, la Fenice invece sta lottando disperatamente per la salvezza. La Fenice ha 7 punti in classifica con uno score negativo frutto di 2 vittorie e un pareggio e, pensate un po', 12 sconfitte. Mentre il Sulmona 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Un Sulmona che rispetto alla Fenice è migliorato di molto, di parecchio rispetto all'anno scorso. La Fenice ha mantenuto praticamente la stessa squadra dell'anno scorso, mentre il Sulmona si è rinforzato con Junior e con elementi di qualità. Adesso comunque è la Fenice che prova a proporsi con D'Agostino, l'opposizione di Silvestri. Quindi si è visto D'Agostino quando siamo al secondo minuto. Attenzione poi Veneziale, l'opposizione di Palumbo. Ora c'è questa conclusione insidiosa di Villa. Punteggio che è sempre di 5-1 per la squadra di Benjamin Fonte. Biancone e Veneziale. Ginnetti, Ginnetti, l'apertura per Veneziale. La chiusura di Villa. Allora è così finito in out. Alla rimessa in gioco va lo stesso Veneziale, lo scambio con Ginnetti. Da questi a Biancone, Ginnetti, Ginnetti, l'apertura per Porcu. Dopo la ribattuta Biancone, attenzione, sotto porta Biancone, poi Veneziale. Altra opportunità creata dal Sulmona. Porcu. Da Ginnetti a Veneziale, si libera del numero 10, avanza Veneziale, pallone che è stato deviato in corner.
E quindi seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo che deve battere il Sul Monaco veneziano. Da Veneziale a Ginnetti, da questi a Biancone, poi Ginnetti. Ginnetti l'apertura per Veneziale. Lo scambio con Ginnetti. Indietro per Porcu, da questi a Veneziale. Biancone, Ginnetti, Veneziale, Ginnetti. Ginnetti verticalizza per Porcu, attenzione poi. Veneziale ferma il possibile avvento di Di Nicola. Ed eccolo Veneziale che si libera del numero 7. Viene poi fermato da Dosa. Con pallone che è terminato in out e quindi c'è la rimessa in gioco eseguita da Porcu Silvestri. Veneziale prova a servire Porcu. Ma la palla si perde in out. Punteggio sempre di 5-1 per il Sulmona. Adesso è Villa. Villa pallone che finisce in out. E quindi c'è la rimessa in gioco da parte del Sulmona. Ginnetti, Porcu. Veneziale. Pallone conquistato da Palumbo, il quale prova a lanciare lungo Paris. E ora c'è il Sulmona, Veneziale, a tu per tu con Palumbo. L'assist per Biancone, con pallone che finisce fuori. Al sesto minuto. Intanto attenzione, ora c'è il gol, accorcia le distanze, la finisce con Paris, 5-2. Gol al sesto minuto di questo secondo tempo, 5-2. Ora è Sanchez per il Sulmona, lo scambio con Palladino, da questi a Junior. Liberatore l'apertura per Junior. Junior lo scambio con Sanchez, l'opposizione di Palumbo. Palladino, Sanchez, Junior. Lo scambio con Palladino. La chiusura di Paris. Pallone che è finito in out da Palladino a Sanchez. Sanchez Junior, il tiro a volo magico per quest'altro gol. 6-2. 6-2 Junior al settimo minuto. Gol d'applausi per Ivan Alves Junior. Sei a due. Adesso è Palladino. Palladino, attenzione, si avventa Sanchez. Junior, Palladino, altro gol. Che scambi, ragazzi. Altra azione perfetta, Palladino, settima rete biancorossa. All'ottavo minuto. Quindi 7-2 adesso il vantaggio dei biancorossi. E ora la finisce con Villa, prova la reazione, la finisce, c'è questo tiro di Villa. 7-2 così, quando sono stati giocati i primi 9 minuti di questo secondo tempo, da Junior a Sanchez, da questi a Palladino. Junior, lo scambio con Sanchez, l'apertura per il liberatore,
Sanchez Junior, Palladino, attenzione, inciampa Palladino. Tutto questo quando siamo al nono minuto. C'è stato comunque il fallo. Junior. Liberatore Sanchez, era per Sanchez il suggerimento, ma c'è stato il recupero di palla della Fenice. La Fenice adesso riparte, attenzione, c'è questo spunto in profondità per D'Agostino. Pronto l'intervento di Liberatore, poi è Palladino. Palladino, Palladino alle prese con due diretti concorrenti. Pallone che è finito fuori. Rimesso il gioco dalla Fenice. Palla che finisce a Palumbo e poi la tocca Palladino e termina in out. C'è così l'angolo per la Fenice. Villa, ancora Villa. Pallone mandato in out da Junior. Antonosante. Lo scambio con Di Nicola. Di Nicola gli ruba palla a Palladino e così può ripartire il Sulmona. Sanchez, Sanchez avanza, Sanchez prova il destro con palla che finisce fuori. Undicesimo minuto nel corso di questo secondo tempo, Sulmona 7, la Fenice 2. Attenzione, adesso riesce a conquistar palla con un po' di difficoltà Silvestri. E ora riparte il Sulmona con Sanchez, lo scambio con Palladino, verticalizza per Junior, Palladino ha questa opportunità che sfrutta nel migliore dei modi. Altro gol anche per Palladino e siamo sull'8-2 all'undicesimo minuto. Rete così di Palladino per l'8-2. D'Agostino dilaga così la squadra di Benjamin Fonte. Alla rimessa in gioco Junior. Junior prova a proporre Porcu che viene anticipato da Antonosante. Sulmona alla rimessa in gioco con Sanchez. Lo scambio con Junior, attenzione poi Di Nicola è intervenuto su Sanchez. Riparte così la manovra della Fenice, ora è D'Agostino. Palla che finisce fuori. Quando siamo al minuto 13 del corso di questo secondo tempo, Sulmona 8, la Fenice 2. Sanchez, Porcu, ancora Porcu, poi pallone intercettato da Villa, poi lo recupera Sanchez, altra rete del Sulmona. 9-2, Sanchez al 13esimo minuto. Altro gol per Sanchez, autore così di una tripletta, ancora Sanchez che interviene sul pallone, l'assist per Junior, Sanchez rete e adesso il Sulmona non si ferma più. 10. Sanchez al 14esimo minuto. 10-2. Ormai questa gara diventa un monologo del Sulmona.
Porcu non aggancia, palla che finisce fuori. 4 reti per Sanchez. Diciamo 4 reti anche per Junior, anche se su una probabilmente c'è stato l'autogol. E poi 2 reti per Palladino. Per questo 10-2 che si sta determinando qui al palazzetto Nicola Serafini. Porcu. E quindi è trascorso il primo quarto d'ora di questo secondo tempo. Questo è Junior, lo scambio con Porcu, l'apertura per Junior, eccoci quest'altra opportunità, ancora il Sulmona che attacca Petrella, la deviazione di Di Nicola, già eseguito il corner, poi spara alto Porcu. Adesso sul capovolgimento di fronte la Fenice con Di Nicola che si allunga un po' troppo la palla, beneficia comunque di un calcio d'angolo già eseguito e poi c'è il tiro di Paris con pallone che finisce fuori. Dieci a due così il vantaggio. Porcu, Petrella. E pallone che finisce fuori. Calcio d'angolo per i biancorossi. Da Biancone a Petrella, da questi a Porcu. Attenzione, Biancone ha questa possibilità. Anche il classe 2000 Andrea Biancone. Palladino, eccolo Biancone, controlla con il petto, poi si libera del numero 11, ancora Biancone, pallone ribattuto, poi Petrella, lo scambio con Porcu, da questi a Biancone, Petrella, Porcu, Biancone, prova a superare Libertini, e ora la finisce con Paris, lo scambio con Di Nicola. Paris, ancora la Fenice, attenzione, c'è questa conclusione, l'opposizione di Silvestri. E palla che finisce in out, rimessa in gioco, la botta di Paris con pallone che finisce fuori quando siamo al minuto 18 di questo secondo tempo. 10-2 il vantaggio del Sulmona. Il Sulmona che può così pensare già ai prossimi impegni difficilissimi. Sabato prossimo in casa dello Sport Center Celano e poi tra 15 giorni qui arriverà il Lanciano. E quindi due gare davvero impegnative per il Sulmona. Intanto attenzione, e Paris, pallone che finisce fuori. Biancone, Porcu, Petrella. Petrella prova a proporre in profondità Biancone, ma è la Fenice. Attenzione, c'è il numero 9, palla che finisce sull'esterno della rete. Silvestri, il recupero del Sulmona, Porcu, Petrella, attenzione anticipato Biancone dal numero 21 D'Agostino. El Cagliali, lo scambio con Paris,
ancora El Cagliari, ma c'è il recupero del Sulmona da Porcù a Biancone. Biancone l'apertura per Ginnetti, palla che finisce fuori. Porcù. Pallone deviato in calcio d'angolo e così seguiamo gli sviluppi di questo corner al 20° minuto del secondo tempo. Porcù, Ginnetti, Biancone sotto porta. Sarebbe importante avere un gol anche del classe 2000 Biancone. Intanto è Porcù, eccolo Biancone alla conclusione con pallone che finisce alto. Ora è D'Agostino. D'Agostino, attenzione, poi la parata di Silvestri. Silvestri propone ora Ginnetti. L'opposizione ottima da parte di Palumbo. Avanza anche il portiere. Attenzione, la porta è sguarnita. C'è un giocatore che si trova tra i pali. E devia in calcio d'angolo. Ginnetti, Porcù, Biancone, Ginnetti, Ginnetti prova questo tiro con un pallone che termina di pochissimo fuori. Palumbo, la parata di Silvestri, Petrella, Biancone, Ginnetti, Petrella, Ginnetti, Porcù, ancora Porcù, l'apertura sulla destra per Biancone, ancora Biancone da questi a Ginnetti, pallone ribattuto. La rimessa in gioco il Sulmona da Ginnetti a Petrella, lo scambio tra i due, Ginnetti, l'apertura per Porcù, questi a Biancone, poi attenzione, prova a ripartire la Fenice, c'è il numero 11, pallone che finisce fuori, ha scheggiato anche il palo. Al 22° dunque c'è stata questa opportunità per la Fenice, adesso è Biancone, Petrella, Porcù, Petrella, Porcù, Porcù attaccato da D'Agostino. Palla che finisce fuori quando siamo al 23° minuto di questo secondo tempo. 10-2 il vantaggio del Sulmona. Gioco di gambe da parte del numero 11, poi la deviazione di Porcù. Palla che è finita fuori. Così la finisce con Dosa, attenzione, poi prova la conclusione di Nicola. Pallone che è finito in out, riparte così la manovra del Sulmona da Petrella al liberatore. Da questi a Petrella e c'è il recupero della Fenice con Dosa che avanza e conclude. Palla che finisce fuori. Quando siamo al minuto 24, quindi il tempo trascorre. Sempre 10-2 per il Sulmona, adesso è Ginnetti, ora è Dosa, Petrella, pallone che finisce fuori. Lo scambio con Dosa, attenzione poi, è Dosa,
l'apertura per Di Nicola. Paris, Dosa, Di Nicola, Dosa, Paris, attenzione poi è D'Agostino, D'Agostino, la conclusione del numero 11 Paris, respinta da Silvestri. Prontissimo a respingere l'estremo difensore del Sulmona, che ha avuto spazio dall'inizio quest'oggi. La deviazione di Libertini, anche se poi c'è stato il tocco di Porcù e quindi pallone rimesso in gioco dalla Fenice. Fischia il direttore di gara, c'è stato questo intervento falloso. Ora la Fenice con Paris, lo scambio con Dosa. Pallone ribattuto, Porcù. Liberatore. E si giocano adesso gli ultimi 5 minuti di questo confronto. Ginnetti prova a liberarsi di più avversari. Veneziale. Silvestri. Lo scambio con Ginnetti, da questi a Porcù. Veneziale. Attenzione poi, Porcù su assist di Liberatore. 11° gol al 26° minuto. Assist di Liberatore per Porcù. E sono 11. 11-2. Per il Sulmona, debacle per la Fenice, ma la squadra avezzanese era ovviamente al corrente della forza, della superiorità del Sulmona. Ancora il Sulmona in avanti, Porcù, Veneziale, vediamo se ci sarà anche qualche altro gol, e poi Porcù prova questa iniziativa veneziale. Pallone che finisce fuori. Attenzione poi è Di Nicola. Pallone recuperato dal Sulmona. Sanchez. Lo scambio con Porcù. Veneziale, poi Sanchez. L'intervento poi su Veneziale di De Filippis, con pallone che è finito in out. Quando mancano 3 minuti alla fine adesso. Liberatore, Biancone. Adesso è la Fenice con Di Nicola, che però viene fermato da Sanchez. Sanchez. Porcù. Ancora Porcù. Porcù prova a proporre, Liberatore. Pallone che è finito fuori. C'è stato il tocco di un giocatore della Fenice, quindi battuto l'angolo da parte del Sulmona. Palla mandata in out poi da Dosa, secondo corner consecutivo, ed ora la palla a Sanchez. Sanchez, lo scambio con Porcù. Da questi a Sanchez, poi è Liberatore. Undici a due così il vantaggio del Sulmona. Attenzione, si fa superare Porcù dal numero 9 Libertini. Sanchez, Porcù. Sanchez, l'apertura per Biancone. A questa possibilità Biancone finisce giù. Il giocatore del Sulmona quindi ha subito l'intervento falloso. Biancone.
e va lui stesso alla battuta di questo calcio di punizione quando manca un minuto al termine. Proverà questa possibilità Andrea Biancone, lo scambio con Porcu, poi il salvataggio di Dosa, pallone che finisce in out, la rimessa in gioco Biancone, lo scambio con Sanchez, da questi a Porcu, ancora Porcu, l'apertura per Liberatore, Liberatore Sanchez, Liberatore, attenzione, si accentra Liberatore, lo scambio con Biancone, poi trova l'opposizione di De Filippis, Liberatore, Sanchez, quando mancano pochi secondi al trentesimo, Porcu, Biancone, palla che finisce fuori, rimessa prontamente in gioco dal Sulmona, da Porcu a Sanchez, e al trentesimo esatto c'è la fine di questo confronto. Il Sulmona batte la Fenice con un sonoro 11-2, vittoria importante per la squadra di Benjamin Fonte, che è in lotta per i playoff, si porta a quota 32 il Sulmona e adesso si appresta alle gare impegnative nei prossimi turni, sabato in casa dello Sport Center Celano e poi tra 15 giorni qui a Sulmona arriverà il Futsal Lanciano, l'attuale terza in classifica, mentre problemi per la Fenice che resta a 7 punti. E adesso i ringraziamenti dovuti dei giocatori al pubblico e dunque con queste scene di festa termina il match qui al palazzetto dello Sport Nicola Serafini. Comincia alla grande davanti al proprio pubblico il 2020, il Sulmona che batte per 11-2 la Fenice di Avezzano. Una strepitosa vittoria alla prima gara casalinga del 2020. Il Sulmona Futsal liquida senza problemi la pratica alla Fenice in una gara cominciata bene e finita ancora meglio. Dopo il minuto di cordoglio per la scomparsa di Antonio Capuozzo, portiere della Nazionale del Pescara, la squadra di Fonte passa subito in vantaggio. Al secondo minuto, assist di Junior per il gol di Sanchez. Seguono altre occasioni sia dall'una che dall'altra parte e al 17esimo gli ospiti pervengono al pareggio. Antono Sante anticipa Junior e si invola verso la porta difesa da Silvestri, siglando il gol dell'1-1. Immediata la reazione dei padroni di casa, diagonale di Junior, prova a respingere il portiere Palumbo con la palla che colpisce il palo e si deposita in rete per il 2-1. Passa solo un minuto ed il Sulmona incrementa il vantaggio. Lancia lungo Silvestri per Junior che con un pallonetto magico permette di portare a tre le marcature e di meritarsi gli applausi per questo tocco d'alta classe. La superiorità dei sulmonesi appare evidente, ma la Fenice non demorde con l'intento di cercare gli spazi giusti come avvenuto in precedenza. La gara comunque prende una piega ben precisa con il Sulmona che dilaga ulteriormente. Al 24esimo da Liberatore a Sanchez per il 4-1. Due minuti dopo Liberatore colpisce il palo e al 27esimo i gol salgono a 5. Junior prova a servire Veneziale, ma è fatale la deviazione di De Filippis con la palla che si deposita dentro la propria porta. Il Sulmona Futsal crea altre occasionissime che sono di buon auspicio per il secondo tempo.
ad inizio ripresa sfiora il gol biancone. Rimette il pallone in gioco Palumbo, che propone davanti di Nicola, segue l'assist per Paris, che conclude positivamente per la seconda marcatura dei marsicani. Un minuto dopo Sanchez serve Junior, il fuoriclasse brasiliano, con uno stupendo tiro al volo batte Palumbo. Da qui in avanti si assiste ad un monologo biancorosso. Ci sono altre stupende azioni che portano le marcature all'ottavo e all'undicesimo di Palladino. Al tredicesimo Sanchez recupera palla e trasforma. Al quattordicesimo Sanchez recupera un altro importante pallone, scambia con Junior e trasforma il gol del 10-2. C'è spazio anche per una traversa della Fenice con Paris. Il numero 11 avezzanese successivamente trova l'opposizione di Silvestri. Al 26esimo c'è l'ultimo sigillo del match. Assist di Liberatore per la rete di Porcù del definitivo 11-2. Oggi c'è stata troppa differenza in campo e per la Fenice non era sicuramente questa la gara dove far punti. Grazie a questo successo il Sulmona consolida la quarta posizione in vista delle prossime due gare impegnative con lo Sport Center e il Futsal Lanciano. Benjamin Fonte, allora, una gara iniziata bene e finita ancora meglio con questo risultato rotondo, dunque contro la Fenice, un punteggio davvero importante che dà fiducia e morale alla squadra per andare avanti in questo campionato. Sì, una buona gara, una buona prestazione. Abbiamo da questa settimana intrapreso un percorso più o meno nuovo. I ragazzi mi sembrano motivati, sono contento di quello che hanno fatto, di come hanno giocato, di quello che hanno espresso in campo. Bisogna ancora migliorare, ma va bene, va bene. Se consideriamo che la Fenice l'anno scorso ha vinto il campionato e noi eravamo secondi e abbiamo vinto i playoff, posso dire che dall'anno scorso qualche passo in avanti sicuramente l'abbiamo fatto a tutti i punti di vista, la squadra e la società. Penso che oggi si è visto che c'è un gap tra noi e loro, che anche se loro hanno espresso delle diversi giovani che secondo me sono molto interessanti. Una gara dove tutti hanno avuto la possibilità di giocare, di esprimersi, anche il classe 2000 biancone ha fatto la sua parte, poi dall'inizio ha giocato il portiere Silvestri, che così ha giocato l'intera partita, quindi una gara importante per tutti perché ognuno ha avuto il suo spazio fondamentale. Sì, ma non hanno giocato perché la partita era facile sulla carta, anzi non lo è mai. Temevo questa partita, sapevo le insidie che nascondevano. Quella di Silvestri è una scelta tecnica, che comunque Antonio è sempre un portiere molto valido che si impegna tanto. E quello di Biancone è un 2000, ma prevedo un futuro roseo per lui perché lui è veramente forte, veramente forte. E adesso due gare davvero impegnative, sabato a Celano contro lo Sport Center, poi tra 15 giorni qui al Palazzetto Nicola Serafini arriverà il Futsal Lanciano. Come vi preparerete tecnicamente e mentalmente a questi due scontri importanti, a cominciare da sabato a Celano? Sicuramente sono due partite importanti, sono due partite molto complicate. Cercheremo di impegnarci e di fare il massimo durante la settimana, come sempre, cercando di dare il massimo e poi quello che verrà, vedremo, insomma. Vedremo quello che succederà, da questo probabilmente si deciderà quello che sarà il nostro futuro. Se dovessimo far punti potremmo ancora sperare, se non dovessimo farli probabilmente no. Quindi vediamo quello che succede. Sono fiducioso perché i ragazzi, ripeto, sembra che abbiano più voglia di prima di impegnarsi. Probabilmente hanno capito che i passi falsi fatti con squadre che sono molto distanti da noi sono dovute a leggerezza e ad approcci sbagliati. Quindi io di questo sono contento, oggi hanno fatto questo, però una rondine non fa primavera, vediamo sabato prossimo quello che succede. Nicola, la Fenice esce sconfitta in maniera pesante contro il Sulmona Futsal, ma sapevate che era un campo e una gara difficile quest'oggi? Sì, queste non sono le nostre partite, noi dobbiamo pensare alle quattro sotto, quindi
noi ci dobbiamo preparare soltanto per gli scontri diretti, queste sono partite che lasciano il tempo che trovano. Una situazione deficitaria da parte della Fenice, la ricordiamo l'anno scorso primeggiare in Serie C2 insieme al Sulmona, voi avete vinto il campionato, il Sulmona è riuscito a salire di categoria attraverso i playoff, quest'anno ci sono situazioni ben diverse, con il Sulmona che in C1 lotta per i playoff, voi invece per la salvezza, che cosa non sta andando per il verso giusto? No, la politica societaria, Sulmona ha investito in giocatori di categoria, noi invece abbiamo continuato il progetto che avevamo l'anno scorso, se avete visto noi in squadra abbiamo 3-2002, un 2003, quindi non pretendiamo di arrivare a questi livelli, vogliamo una crescita costante dei ragazzi e poi vediamo il prossimo anno. Come ha già detto, la salvezza da parte vostra dovrà passare attraverso gli scontri diretti che saranno decisivi appunto per la permanenza in questo campionato. Sì, gli scontri diretti faranno la differenza e poi ci giocheremo tutti i play-out con le squadre che sono alla nostra portata, perché se vedete le prime due fanno un campionato a sé, poi c'è le 4-5 squadre che stanno al centro e poi ci sono le ultime 5 che sono letteralmente inferiori, quindi non possiamo puntare a una salvezza così matematica o subito. Passerà tutto per tramite play-out. Antonio Silvestri, innanzitutto la soddisfazione per aver giocato per intero una gara di Serie C1 con il Sulmona. Sì, questa è una delle prime esperienze in C1 con il Sulmona. È stato bello portare questa società in C1 e siamo tornati a fare una categoria che abbiamo già calcato altri anni. Liberatore pure è molto soddisfatto di questo traguardo. Ci tiene tantissimo a questa squadra e a questa società. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro e un gruppo straordinario. Una gara che non ha avuto storie quest'oggi, era cominciata nel migliore dei modi ed è finita ancora meglio. Sì, era una gara contro una squadra che è salita dalla C2 senza rinforzarsi molto. Comunque è una squadra molto interessante, ha molti giovani interessanti. C'hanno il portiere che è un ragazzo veramente fortissimo, Mattia Palumbo, che è stato anche mio compagno a Pratola. E era importante non sottovalutare questa gara, abbiamo approfittato di questa partita per provare qualche cosa che il mister ci cerca di far apprendere durante le sessioni di allenamento. Penso che abbiamo fatto un'ottima gara, ci sono stati qualche minuto di caos dopo il loro gol in contropiede, ma abbiamo subito ripreso le redini della partita e abbiamo, penso, dominato sia a livello territoriale che a livello di punteggio. Ecco, la tua prestazione quest'oggi dimostra l'impegno che c'è da parte tua, sei sempre a disposizione quando è necessario, entri in campo e difendi nel migliore dei modi questi colori, questa maglia. Sì, penso di aver fatto una buona gara, forse potevo fare qualcosa meglio sul primo gol, però nel complesso sono soddisfatto, ma non sono solo io, sono tutti i miei compagni, ci alleniamo sempre tutti bene al massimo, sono sempre tutti pronti per entrare e dare una mano alla squadra. Forse è questa la forza di questo gruppo, proprio questo spirito di corpo molto forte, nessuno gioca per se stesso ma si gioca tutti per il compagno, ci si impegna, si corre, si lavora bene in settimana e poi la domenica, il sabato si raccoglie quello che si è seminato. Speriamo che questa prestazione ci lanci in una prestazione successiva anche migliore, perché le vere sfide arriveranno le prossime settimane.